incontro molto cordiale, molto proficuo, che abbiamo allargato alla partecipazione dell'assessore ai trasporti Mariangela Cama e del coordinatore della task force aeroporto, l'avvocato Chindemi. Stiamo continuando a seguire tutte quelle che sono le evoluzioni rispetto al nostro aeroporto, dai lavori sulle infrastrutture al piano industriale, quindi a tutte le attività sui voli da e per Reggio Calabria che, una volta conclusa la pandemia, la SACAL sta mettendo a punto. Ringrazio il Presidente Demetrio perché il dialogo con la città metropolitana è costante e naturalmente anche in questa sede si è confermata la disponibilità e la volontà da parte della città metropolitana a fare di tutto affinché l'aeroporto dello Stretto possa tornare a livelli di attività importanti che consentano di spostarsi quotidianamente da e per Reggio Calabria per tutti i motivi, insomma, di lavoro, di salute, di turismo che ci possono essere. Come presidente di SACAL sono sempre interessato a dialogare con chi rappresenta il territorio e soprattutto in questo caso col sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria. Abbiamo un percorso importante da fare per sviluppare l'aeroporto di Reggio. Credo che ci siano le condizioni per avere nell'evoluzione un'infrastruttura all'altezza di questo territorio e uno sviluppo del traffico e quindi del numero dei passeggeri e dei voli, anche questo all'altezza di questo bellissimo territorio. Abbiamo un lungo lavoro da fare e sono certo che riusciremo a farlo bene.